Finita a Milano la Pride Week, la settimana dei diritti civili e la settimana che il movimento LGBTQ ogni anno promuove per porre l'attenzione sul tema dei diritti civili. Anche quest'anno, come negli ultimi anni man mano si è evoluto, il tema principale non è stato più quello storico, soltanto dei diritti delle persone omosessuali, ma ha abbracciato tutto uno spettro più ampio dei diritti civili, che è quello di cui intendiamo parlare. Siamo consapevoli che la lotta per i diritti civili non è una lotta per dei diritti minori, è una lotta che ci aiuta a restare umani, cioè a ricordare che non ci sono degli esseri umani di serie B esclusi da quell'elite di privilegiati che vedono riconosciuti la loro effettiva appartenenza al genere umano. Riguarda ovviamente le persone omosessuali che ancora non vedono riconosciuta un'aggravante nelle oscene aggressioni violente che spesso subiscono a causa dell'omofobia e che non vedono tuttora riconosciuto il loro desiderio a formarsi una famiglia uguale a quello di tutte le altre persone. Ma è anche una domanda che riguarda tutti i bambini, figli di stranieri, che sono nati in Italia e che non ottengono la cittadinanza a causa di una legge assurda e medievale dello ius sanguinis, il diritto del sangue che lega la cittadinanza soltanto a una questione di appartenenza familiare. Riguarda la laicità di alcune scelte, come quelle sul fine vita, quelle sul testamento biologico, che in Italia sono ancora molto legate all'influenza della Chiesa, quando invece dovrebbero essere tutt'altro. Abbiamo parlato prima, oltre che di antifascismo, anche di lavoro, e non dobbiamo dimenticarci che la lotta per i diritti civili e la lotta per i diritti dei lavoratori seguono lo stesso percorso. Nessun diritto è eterno e scontato, ci sono alcuni diritti che sono stati conquistati anni fa e non gratuitamente, ma anzi con il sangue e la fatica dei lavoratori, che sono ancora presenti e che dobbiamo difendere. Ci sono altri di questi diritti che ci sono già stati portati via e che vanno riconquistati, e ci sono dei diritti che vanno ancora conquistati, e non sarà facile né gratuito, ma è una lotta giusta da fare. Non dimentichiamoci che il progresso non deve riguardare soltanto il capitale, non deve riguardare soltanto il lavoro, deve riguardare anche la civiltà. E anche se sappiamo che le lotte si possono vincere, non dobbiamo dimenticarci che solo con la lotta che si conquistano i diritti. E come dicevamo qualche anno fa, soltanto la lotta paga.